Eccoci. Allora, buonasera a tutti. Questa sera introduciamo una piccola novità, facciamo una conferenza stampa, però aperta a tutti i cittadini, non più soltanto dedicata ai giornali. È un altro modo per portare le novità del nostro comune più vicine ai cittadini. E non più soltanto intermediate dai giornali, e lo facciamo per parlare di una piccola grande novità. Ho sempre detto, anche prima di diventare sindaco, che la vera sfida per il futuro della nostra città non è soltanto tenere le strade asfaltate, il verde manutenuto, che è già una bella sfida per un comune come il nostro perché è davvero grande. Ma quello che impatta davvero sulla qualità dei cittadini è soprattutto portare nella nostra città dei servizi, rendere i nostri paesi sempre più belli, serviti e vivi. E invertire quel processo che stiamo vedendo da tanti anni, che impatta tutti i nostri paesi, Pesana Capoluogo e anche le frazioni, di lento desertificamento, no? Siamo sempre un pochino più spenti. E allora, quando capitano delle occasioni, bisogna saperle cogliere al volo e bisogna progettare e creare le condizioni perché ci sia un'inversione di tendenza e il periodo che stiamo vivendo ci impone di pensare che il futuro sarà necessariamente diverso. Viviamo sempre di più i nostri paesi, si fa molto di più, ad esempio, lo smart working, quindi non abbiamo bisogno di spostarci nei grandi centri la mattina per tornare a casa la sera. E quindi, stando qui, abbiamo bisogno di servizi qui. E questa cosa che vi presento questa sera nasce da lontano perché nel 2012 la giunta Gatti aveva preso al volo una di queste possibilità date da una legge, e cioè di portare un servizio in più a Besana. Questa legge aveva alcuni vincoli di territorio, di popolazione, eccetera, ve la faccio corta, che portavano inevitabilmente ad indicare una frazione per questa possibilità. E l'unica delle nostre frazioni che aveva tutte le carte in regola e le caratteristiche era quella di Vergo Zoccolino. Ma al di là della frazione, pensiamo davvero a quanto avrebbe fatto comodo durante le settimane più dure del Covid e quanto farà comunque comodo ancora in futuro avere un riferimento sanitario in più nella nostra città, a Besana. Ad esempio, una farmacia in più, la quarta della nostra città. Ed è quello che presentiamo questa sera, che avremo fra pochi mesi. E questa sera conosciamo, era un modo che mi sembrava carino per dare il benvenuto nella nostra comunità, ai due dottori, che spero diventeranno riferimento, come lo sono già gli altri farmacisti della nostra città, che conosciamo tutti per nome e con cui ci troviamo se da sempre benissimo. E un modo per dare il benvenuto a queste due persone che hanno deciso di iniziare la loro attività qui, ma di fatto dare un servizio in più non soltanto alla frazione di Vergo Zoccolino, ma a tutto il nostro territorio. Faccio un esempio banale: pensate a quando abbiamo bisogno di una farmacia di turno e dobbiamo, se sono chiuse tutte e tre le nostre, dobbiamo uscire dal nostro comune, allontanarci. Avremo una possibilità in più di restare all'interno del nostro comune, di restare all'interno del nostro paese perché avremo una quarta farmacia. E quindi do il benvenuto a nome di tutti voi al dottor Marco Gambadoro e alla dottoressa Silvia Ghezzi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Che vi presento. E li ringrazio per l'idea di investire nella nostra città, di iniziare una nuova attività imprenditoriale. E vi chiedo innanzitutto, vabbè, di presentarvi, giusto perché non fate già questa attività, siete già dei professionisti, giusto? Esatto, noi siamo marito e moglie, abbiamo colto l'opportunità del decreto Crescita Italia del 2012 partecipando al concorso e ci è voluto un po' di tempo, siamo arrivati al 2020, però finalmente siamo riusciti a fare questa sede. Ci abbiamo pensato un po', abbiamo visto la frazione di Vergo Zoccolino e abbiamo deciso di cogliere questa opportunità.
Abbiamo un'esperienza ormai ventennale sulle spalle come farmacisti e adesso abbiamo deciso di spendere questa esperienza proprio buttandoci in questa avventura. Attualmente risiediamo a Valmadrera, per cui abbiamo scelto anche questa sede perché c'era possibile gestire la famiglia e il lavoro con le varie che sono quelli della farmacia, quindi ci sembrava comunque una buona opportunità sia per la crescita professionale sia anche per gli impegni familiari che già abbiamo. Ecco, l'attività della farmacia adesso, come sappiamo tutti, non è più soltanto la vendita, la mera vendita dei medicinali, ma è un'aggiunta anche di servizi in più che prima non c'erano. Quindi il fatto di avere un altro riferimento, per noi è sicuramente, davvero un servizio in più che prima non c'era. Noi abbiamo un territorio particolarmente vasto, abbiamo 15 km quadrati. Siamo il terzo comune della nostra provincia per estensione, dopo città però come Monza e Vimercate, che hanno tutta un'altra popolazione rispetto alla nostra, hanno altre disponibilità anche di bilancio, banalmente mi viene in mente. Quindi, e non hanno, ecco, un territorio magari un po' frazionato come il nostro, diviso in 7 frazioni, Besana capoluogo più le 6 frazioni. E avere un servizio in più come il vostro è decisamente di rilievo. Per farci capire, aprirete nella strada che da Zoccorino porta verso Briosco, la via Esatto. Briosco. La struttura è grande. Quanti metri sono? Che non mi ricordo più. Circa 80-85 metri quadri. Quindi è una buona struttura. Immaginatevi che dopo poche settimane che lo sindaco si sono presentati i signori Gambadoro chiedendomi se secondo me c'era spazio per una farmacia, per la quarta farmacia Besana. Ho aperto le braccia e ci siamo messi subito a lavorare nonostante le grandi difficoltà che abbiamo incontrato per strada, bisogna dirlo. Non è stato facilissimo. Come non si è sentito bene? Abbiamo superate tutte con tenacità, siamo stati veramente capaci, grazie anche comunque all'impegno del comune, a superarle una ad una. E adesso ormai è pronto, siamo al traguardo. Per quando pensate più o meno approssimativamente di essere pronti per l'apertura? Fine dell'estate, saranno a settembre, penso verso settembre. Verso settembre, è già buono. Verso settembre vuol dire che ormai siamo praticamente pronti. Ah, i locali, per chi lo sa e viene da lì, sono quelli delle ex Poste. Quindi di fatto è un luogo che è già riconosciuto come servizio e che ritorna di fatto ad esserlo. Quindi è già per chi è più anziano me lo ricordo sinceramente, però sicuramente per chi ha qualche, stavo per dire qualche capello in meno, ma è dura, però chi ha qualche capello più grigio si ricorda sicuramente che lì c'era questo tipo di attività. Tra l'altro, voi vi siete già fatti conoscere in paese, perché un pochino siete venuti a Sì, vedere. cioè, a vedere, a parlare per i locali, sì, qualcosa un pochino abbiamo girato, sì, È direi di sì. stato un approccio bello, perché è proprio come entrare in una comunità. Sì, Sì. abbiamo avuto anche noi questa impressione di una solidarietà, anche all'inizio quando dovevamo cercare i locali, si dava da cercare, aiutarci, darci indirizzi. Quindi questo ci ha fatto molto piacere ed è stato proprio un buon inizio, anche se ancora non ci conoscevano. Siamo molto contenti. Vabbè, ma noi brianzoli siamo così, freddi all'inizio, però dopo. Guarda che Silvia si chiama Ghezzi di cognome, quindi è proprio. Sono qua per metà, già frianzola. Come me, per metà. Però vabbè, sono un brianzolo, mi sento un brianzolo al 100%. Quindi, allora, vi do ancora il nostro benvenuto. In bocca al lupo anche per l'attività imprenditoriale che iniziate ad andare ad aprire e speriamo di poter crescere insieme, quindi con l'offerta del vostro servizio e con tutta la nostra comunità che
che è una comunità che si allarga e che quindi rende anche sostenibile la presenza di una quarta attività di questo tipo nella nostra città. D'altronde con necessità che si fanno col passare degli anni sempre più diverse e sempre più importanti, purtroppo tragicamente è stato negli ultimi mesi è stato percepito come davvero uno dei servizi essenziali, assolutamente, perché riguarda la salute. Avere un tipo di servizio in più in questo frangente sicuramente per noi non è come avere un'attività normale, ecco. È davvero un aiuto in più per la nostra popolazione, che tra l'altro sta invecchiando, perché ahimè facciamo sempre meno bambini, ma ci dobbiamo impegnare per recuperare. Io sto facendo il mio per recuperare un pochino, almeno sul numero. Quindi vi ringrazio, non so se volevate dire, e vi do il benvenuto, non so se volevate dire qualcosa ancora per presentarvi e salutare, o dire magari se, non so, se farete l'inaugurazione oppure no. Allora, l'inaugurazione la faremo, ma non subito all'apertura, perché ci saranno comunque dei problemi legati all'apertura, per cui preferiamo farla una volta già che è avviata, magari da un mesetto, la farmacia, quindi poi con tranquillità riuscire a gestire meglio la giornata che sarà di conoscenza, ma anche di festeggiamenti. Per cui ci sarà di sicuro, ma sarà un po' più avanti rispetto all'apertura. Bene, bene, vabbè, dai, intanto così inizieremo almeno a conoscerci e a lavorare un po' insieme. Bene, quindi io vi ringrazio ancora. Piccola nota, nonostante il periodo difficile che abbiamo passato, vi devo riconoscere la vostra tenacia, perché non si è mai spenta la possibilità e la vostra volontà di venire qui da noi e di investire nella nostra città, quindi vi ringrazio doppiamente. E da settembre parte questa nuova avventura, che io davvero percepisco da sindaco come un servizio in più importante, fondamentale per la nostra comunità. Quindi grazie. Grazie anche per la vostra collaborazione come comune, veramente grazie ancora anche da parte nostra. Dovere, dovere. E buonasera. Buona serata a voi, grazie, buonasera.